Ciao a tutte patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui con tutte le mie candele. No, per farvi un video sulle candele, no. Sono qui per farvi un video su questa box che avete già visto in qualche video fa. Me ne hanno mandata un'altra, questa di questo mese. Quella di questo mese, mio Dio, mi sto già iniziando a incartare. Comunque è la Doki Doki by Japan Crate. Vi chiedo già scusa per l'audio e per la messa a fuoco continua, ma sto utilizzando la videocamera che di solito utilizzo per i vlog, perché con la reflex la luce, siccome sto facendo i video con la luce naturale, la luce era un po' pessima. Con la reflex non so, anche se alzavo la luminosità, però veniva tutto sgranato. Con questa invece pare, poi lo devo vedere in grande, pare venga carino. E vabbè, comunque facciamo questo spacchettamento. È una box mensile con dentro tanti gadget carinissimi giapponesi, molto molto kawaii. Mi ha mandato che si dice kawaii, io dicevo kawaii, che mi piace molto di più. Mi sento una deficiente a dirlo kawaii, non so come si dice kawaii, aiutatemi. Comunque vabbè, questa è la box, apriamola, che ho già sbirciato. Al suo interno si presenta in codesto modo, molto carino l'interno, peccato che finirà nella spazzatura perché io sono piena di cartoncini. Faccio sempre quella che tiene tutto e poi alla fine butta, perché si riempie di carte, cartoncini, tutte cose pucciose, carinissime, ma alla fine faccio tipo sepolti in casa. Comunque, dentro c'è questo bellissimo coso, dove vi fa vedere tutte le cose che trovate all'interno della Japan Crate del mese corrente. Allora, questo qua appunto del mese di marzo, e qui troviamo tutti i gadget disegnati che troveremo poi a sua volta all'interno della box, e sono veramente fighissimi. Lo scorso mese, devo essere onesta, non mi piacevano tantissimo, perché cioè alcuni sì e la maggior parte no. Qua ho dato una sbirciatina, anche adesso ci sono un sacco di cose super super curiosissime, e ne tiro su già una, la prima, che è questo pacchettino con dentro. Io ho detto, oh mio Dio, qua ci faccio i cupcake. No, sempre pensare ai dolci, sempre pensare a fare le cose dentro sti cosi. No, loro li utilizzano come porta cibo, praticamente sono delle cose di carta decorate, dove al suo interno potete mettere tipo il cibo e ve lo portate dentro nel vostro pacchettino da cibo, la vostra schiscetta. Ed è una cosa fichissima perché è tutto decorato, come potete vedere. Non guardate le mie unghie orribili. Vabbè, comunque questo è quanto. Mi sembra quasi a forma di portacannolo. Poi tiro su questo, che è un'altra cosa pucciosissima. Allora, questo qua che è un block notice con questo bellissimo Pio Pio, e non so come si chiami, però vabbè, questo davanti, questo è il retro con scritto Animal. E c'è questo elastichino che tiene chiuso il tutto. E dentro troviamo questo semplicissimo block notice dai fogli bianchi. Carino, devo essere sincera, questo qua è veramente carino. Se non avessi in borsa già la mia agendina, molto probabilmente lo terrei in borsa, ma finirà questo nel cassetto insieme a tutte le altre cosine cartopazzose, perché è veramente carino questo. Quando magari, anzi no, magari da anche davanti sulla scrivania, davanti al computer, quando vado di là in cameretta, perché è utile quando magari mi serve da scrivere subito qualcosa, dei soliti post-it, utilizzerò questo, carinissimo. Anche per le password non deve essere male. Vabbè, comunque andando avanti abbiamo altre due cose fichissime. La prima è lo squishy, questo qua è uno squishy a forma di zampettina con i polpastrelli blu, ma è una cosa morbidissima, è bellissima. Tra l'altro guardavo un sacco di tutorial su come fare gli squishy e non ho mai preso tutto il necessario per farli. Vabbè, non volevo mettervelo a fuoco, però vi assicuro che è super gommosissimo, morbidosissimo. E poi c'è un altro di squishy. Questa è lo squishy a forma di ciambella, molto più bella da squishettare tutto. Hashtag squishettare. Vabbè, questa è la ciambellina. Dai, mettila a fuoco. Eccola qua, è bellissima. L'hanno fatta anche lucida, sembra proprio la glassa, con tutte le codette finte sopra. No, ma è stupendo, io adoro gli squishy. Io veramente vorrei uno squishy grande così, a forma di, non lo so, cupcake, da squishare tutto. Non esiste il verbo squishare. Comunque, poi andando avanti troviamo queste due meravigliosissime penne. Io ne ho già una della vecchia, no, non è vero, non era della vecchia, era di un'altra box sempre giapponese. Avevo trovato questa stessa geishettina a penna, però a fucsia, ma mi sembrano molto più pesanti queste, tra l'altro. E wow, è fatta a gel.
Eccole qui, una col fiocco verde, l'altra col fiocco viola. Sono super pucciose anche queste. Tra l'altro, sì, mi sa che sostituirò le penne dell'agenda, delle agende, con queste due. Veramente molto belle. Ah, su un'altra c'è scritto anche Hello Lovely Girls. E di là, uguale. Vabbè, queste due ghiacciettine. Qua abbiamo una cosa super, super fichissima. Io quando faccio gli aperitivi mi diverto un sacco e so già che mi divertirò ancora di più utilizzando questi. Sta già venendo buio, quindi io vi chiedo umilmente scusa se troverete super buio questo video. Questi qua sono dei cosi che cosano. Degli stuzzicadentini fatti di plastica con dentro un cavo, ragazze, no, con sopra dei ravanelli. Cos'è sto coso? Sembra un cavolo cinese. No, Gloria, non è un cavolo cinese, è un alieno. Vabbè, è un alieno, una stella, un'astronave, cose spaziali. Sì, tante cose spaziali, no, sono carinissimi questi. Cioè, voi praticamente cosa fate? Fate i vostri panini. Ah, ma c'era un disegno una volta, ma dove l'ho visto il disegno? Mi sono immaginata tutto. Oh mio Dio, faccio dei sogni strani, non mi ricordo neanche di averli fatti. No, vabbè, vi assicuro che io ho visto un disegno una volta dove c'era un panino che veniva trafitto da questi cosi. Comunque prendete i vostri stuzzicadenti, li infilate nel panino e sono dei bellissimi stuzzicadenti decorativi per i vostri aperitivi. Poi c'è un'altra cosa fichissima, ci ho messo un po' questo per capire che cosa fosse, però appena l'ho capito ho detto no, li devo subito usare. Io mangio sempre a casa, non mangio mai fuori, però capita che quando arriva la bella stagione io e Andrea andiamo tipo al Parco Arcadia dove abitavo prima, a Bareggio, e andiamo a fare i nostri picnic. E questa secondo me è un'idea veramente super super carina che utilizzerò. Questi dolcissimi e bellissimi porta cose, porta olio, porta aceto e credo poi ci potete mettere, perché no, anche il sale, anche se poi da qui escono liquidi, ma sì, perché no. Vabbè, questo qua è un imbuto praticamente. Questo qua serve per infilare dentro tutte le salsine che voi volete poi metterci. Spostate poi appunto l'imbuto in base a ogni cosino che volete riempire. E poi come tappo ci sono questi qua bellissimi. Qua abbiamo quest'altro tappo. Questo praticamente, perché c'è il disegnino, lo mettete come base di sostegno per quando riempite questi cosi. Vabbè, sì, grazie, con i disegnini in Gloria sono tutti bravi a capire come funzionano le cose. Mi ispirano tantissimo, non vedo l'ora di utilizzarli. Questi vanno dritti dritti sulla mia agenda. Ok, perfetto, allora qua ci sono degli stickers. I primi sono questi qui. Oh mio Dio, sono carinissimi. E poi questi qui, Angry Birds. Comunque sono enormi. Infatti mi sa che le userò per la, tipo, la discagenda che ha degli spazi belli giganti. Poi abbiamo quest'altra cosa che per i picnic userò sicuramente, perché sono delle box dove dovete andarle a creare praticamente, perché ci sono tutte a origami, dovete piegare le cose e dentro poi ci mettete il vostro cibo, il cibo da passeggio. Vedete, qua ci mettete il cibo e diventano delle bellissime box. Che vabbè, adesso non sto ad aprire, a creare, perché le terrò per quando le utilizzerò, per quando farò qualche picnic. Veramente, veramente molto, molto utili. Questa box mi piace nettamente di più dell'altra. E poi per ultimo abbiamo queste due cose. Se è un popping cooking, non ve lo posso fare in questo momento. E ho altri popping cooking da fare. E nell'altro popping cooking siamo arrivati a 5.000 like. E quindi è arrivato il momento che io e Roberta facciamo il video dei popping cooking. Quindi, sì. No, non è un popping cooking, ma è un piatto con un cucchiaino. È bellissimo. Che tra l'altro il cucchiaino si muove, si sposta, è staccato. E qui c'è questa cosa che sembra una caramella, quelle del Polo Nord. Come si chiamano? Le Golia? No, del Polo Nord. No, lo so io che cos'è. Una caramella al gusto di questa cosa. Ok, proviamola subito. Ok. Ok. Ma è una cicca. Ma no. Ma io pensavo fosse una cosa che sapesse di sta roba. No, mi è deluso. Però era buona. Qua che cosa ci sarà mai? Questa invece, vi faccio vedere la scatola. Cioè, anche queste cose, a me dispiace un sacco buttarle, perché me le terrei tutte queste scatoline. Comunque mi sa che è un'altra cosa identica. No, questa cosa mi spaventa. Un'altra caramella assurda che non mangerò, questa volta non ci casco. Ma no, che è la stessa cosa. Ah, sono dei portachiavi. Ma che cosa sono? Sì, sono uniti, sono dei portachiavi con il riso. È semplicemente riso.
E qua avete la catenella e voi dovete assemblarlo. Niente, sono dei semplicissimi portachiavi. Che cosa carina. Yeah, abbiamo finito. Scusate davvero tantissimo la luce. Spero che questo video vi sia piaciuto. È un po' un video strano del mercoledì, ma mi è arrivata l'altro ieri. Praticamente la sono andata a ritirare in posta e non vedevo l'ora di aprirla, quindi ho detto vabbè, ci giro già un video. E spero che almeno vi abbia tenuto compagnia, anche se non so quanto sia servito. Però so che ci sono tante 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 ammiratrici di queste cose kawaii, fatemi sapere come cavolo lo devo dire. E quindi vabbè, spero che almeno a queste persone abbia fatto piacere vedere tanti tanti gadget giappo. Io vi mando un grosso bacio come sempre, ci vediamo al prossimo video, ciao!